Il presidente Soldati apre a Val di Fiori, un calciatore che ci interessa con il Napoli, discorso attivo. Il Ghana di Emmanuel Badu conquista l'accesso in Coppa d'Africa, vittoria decisiva sulle Mauritius. La GSA compie l'impresa e batte Bergamo in trasferta, serie ora sul 2-2, si deciderà tutto a Udine. Andrea Barzagli da Coverciano punta sulla difesa azzurra, il difensore della Juventus si sente pronto a disputare un europeo da protagonista. Buonasera e ben ritrovati amici di Udinese TV, buonasera e ben ritrovati con il consueto contenitore di informazione sportiva dedicato all'Udinese e non solo. Apriamo il nostro TG proprio con i colori bianconeri, partiamo dal calciomercato perché iniziano ad entrare nel vivo determinate trattative e oggi il presidente Franco Soldati, intervistato a Radio CRC, ha indicato alcune linee guida che in questo momento riguardano il mercato dell'Udinese. Molto molto interessato a Val di Fiori, giocatore gradito ai bianconeri, ha detto così il massimo dirigente della società friulana, partendo prima però con una doverosa premessa: è un momento statico per il mercato, molti club aspettano gli europei prima di acquistare e anche noi attendiamo sia per prendere che per cedere qualche calciatore. Ovviamente i nomi caldi in fase d'uscita sono Zielinski e Widmer. Zielinski è la punta di diamante perché in molti lo cercano, ha detto Soldati, e Widmer è un affare che abbiamo in ballo da tempo. Val di Fiori può piacere, e non parlo solo di Watford. Uno di questi nomi, insieme a Zuniga, è molto gradito all'Udinese e mi riferisco appunto proprio a Val di Fiori. Ha detto così Soldati, che poi ha anche tirato fuori Emmanuel Badu dal mercato dicendo non credo sia argomento di discussione con il Napoli, qui bastano soltanto Zielinski e Widmer, non ci sono problematiche, c'è un rapporto importante con il club azzurro. E proprio di Badu riguarda la nostra prossima notizia, tratta proprio di Badu il prossimo aggiornamento che riguarda la Coppa d'Africa. Badu ha infatti conquistato l'accesso alla competizione del suo continente battendo per 2-0 le Mauritius, decisive le reti di Ayew al 71esimo e di Atsu al minuto 78. Badu ha disputato l'ultima mezz'ora di gioco sostituendo Aqua al minuto 63, dunque in bocca al lupo ad Emmanuel Badu per questa sua nuova avventura in Coppa d'Africa, ovviamente avventura che inizierà soltanto nel prossimo anno. Nuova avventura importantissima, e qui cambiamo decisamente argomento anche per Thomas Hertaux, che affronta appunto una nuova fase della sua vita, quella insieme a Sara Castellana da marito. Lo leggiamo su udinese.it. Congratulazioni a Thomas Hertaux e alla nostra collega Sara Castellana, che si sono sposati in Sardegna a Taormina. Ovviamente facciamo i nostri più corposi auguri di buon matrimonio e di una felice vita insieme. Adesso parliamo ancora di calciomercato, parliamo di cessioni, perché Iturra non è più un giocatore dell'Udinese. Il Colocho, il calciatore cileno, aveva disputato soltanto la prima parte di stagione con la maglia bianconera, la stagione 2015-2016, poi è stato ceduto in prestito al Rayo Vallecano, adesso è invece ufficiale la sua nuova avventura in Messico, giocherà con la maglia del Necaxa, eccola qui. La società messicana, il club Necaxa, ha annunciato proprio sul suo profilo Twitter l'acquisto di Manuel Iturra. Il Necaxa è appena stato promosso in prima divisione per quanto riguarda il campionato messicano e ad oggi avrà Manuel Iturra come nuovo rinforzo. Ovviamente anche di Iturra auguriamo i migliori auguri per il proseguo della sua carriera professionale. Parliamo adesso di GSA. La GSA ha compiuto un vero e proprio miracolo battendo Bergamo, era l'ultima occasione, sì, era sul 2-1 per quanto riguarda la serie, adesso 2-2. Abbiamo ascoltato ovviamente i grandi protagonisti di questa impresa, lo possiamo definire così visto che davvero era spalle al muro la GSA. Allora andiamo ad ascoltare Lino Lardo. Credo che questa partita l'abbiamo vinta come siamo noi, come siamo stati tutto l'anno, con gli attributi. Non era facile oggi dopo la sconfitta di venerdì, perciò il merito è dei ragazzi che hanno interpretato benissimo. Li abbiamo lasciati a 53, vuol dire che c'è stata un'applicazione in difesa al massimo, siamo stati bravi anche un po' a mischiare le difese, ma soprattutto siamo stati intensi e credo che ogni giocatore che ha messo piede in campo abbia dato il proprio contributo. Ora però dobbiamo pensare solamente a gara 5. Allora intanto grazie per i nostri straordinari tifosi e devo dire
Oggi c'è stata una cornice veramente degna di una finale, ma i nostri tifosi oggi ancora una volta sono stati l'arma in più anche in trasferta. Insomma, diciamo che mercoledì il Benedetti deve essere veramente bianco-nero in tutto e per tutto, e chiaramente adesso tocca a noi. Abbiamo ascoltato poi anche altri protagonisti di questa avventura, abbiamo ascoltato Poltroneri e poi anche il presidentissimo Pedone, che ha invitato tutti i tifosi bianconeri a riempire il Benedetti mercoledì per l'ultima gara di questa finale. Era con le spalle al muro, reduce da due sconfitte consecutive, però è riuscito a vincere a Bergamo una partita, una battaglia. Sì, era una battaglia, si è riusciti a portarla a casa, l'importante veramente è stato l'atteggiamento in difesa, l'atteggiamento di tutti, non abbiamo mai mollato, loro comunque sono stati tosti anche stasera, ma noi devo dire siamo stati più tosti di loro. Eravate un tutt'uno tra campo e panchina, panchina sempre in piedi. Sì, beh, questo è comunque sono i playoff, sapevamo che poteva essere l'ultima partita, quindi ci tenevamo tutti a essere partecipi, chi più chi meno, in campo, fuori, tutti, quindi è stato un ottimo atteggiamento penso a parte di chiunque. Siamo contenti, dobbiamo continuare a rimanere concentrati perché ne manca una, più eventualmente una, quindi dobbiamo continuare a rimanere lì, goderci la vittoria ma con serenità, con tranquillità, perché mercoledì sarà ancora più tosta di stasera. Ce lo meritavamo di giocarci la possibilità di salire in Serie A davanti al nostro pubblico, abbiamo fatto una partita ottima oggi, sempre contro una squadra fortissima, perché Bergamo continua a dimostrare la propria forza. Io ho chiesto ai ragazzi solo due cose: di giocare come sappiamo giocare e di mettere tutta la grinta di questa terra correndo su ogni pallone. Mi hanno accontentato e solo così si vince. Sono certo mercoledì di avere un Benedetti rovente per scrivere una pagina nella storia del basket cittadino. E torniamo al calcio, hanno parlato a Coverciano Antonio Conte e Andrea Barzagli, due juventini nel cuore che però adesso difendono la causa azzurra. Si parte proprio alle parole di Andrea Barzagli, del difensore, che sarà probabilmente alla sua ultima esperienza con la maglia della nazionale, ma vuole chiudere in bellezza. Credo che la nostra difesa è sicuramente collaudata perché ci conosciamo da tanto tempo. Ci dà le giuste certezze ed è quello più importante. E le giuste certezze le dobbiamo dare noi anche agli altri reparti e a tutti gli altri compagni. Quindi sicuramente parte anche da noi questa cosa di dare sicurezza a tutti. E poi vedremo, speriamo di essere una delle difese migliori anche dell'Europeo. Ma ho detto tempo fa che sarebbe stata la mia ultima manifestazione con la nazionale e poi sinceramente non ci ho più pensato. Quindi in questo momento sono concentrato al 100% per questo europeo, per questo splendido europeo e questa avventura, spero, con questo gruppo, e di conseguenza poi il resto non conta molto della mia decisione, ma la cosa fondamentale adesso è affrontare un grande europeo. Sto bene fisicamente, sto bene mentalmente, mi godo questi ultimi anni, purtroppo inizio ad avere un'età e sinceramente mi dà anche un po' fastidio, però sto bene e quindi sono contento, mi godo il momento, mi godo la squadra e veramente sono molto carico e spero di fare bene come del resto tutto il gruppo. Posso dirmi soddisfatto dell'impegno, della disponibilità, della voglia messa da parte di tutti i calciatori, questo lo posso dire in maniera molto molto serena. E per questo, ecco, mi sento già di ringraziarvi da questo punto di vista. È inevitabile che da qui in avanti sarà sempre più dura. Bisognerà essere pronti ad affrontare tutte le situazioni nella maniera migliore. Ecco. Domani sera mi aspetto una gara sicuramente sarà una gara, non lo so se è spettacolare, perché comunque affrontiamo la Finlandia che da due partite comunque ha scelto un tipo di sistema di gioco molto molto difensivo, e quindi dovremmo essere bravi, avere pazienza, dovremmo essere bravi a cercare le situazioni per trovare il gol, così come dovremmo essere bravi a non farli ripartire, perché quando poi attacchi nella metà campo degli avversari, ma così come è successo con la Scozia,
devi anche essere molto bravo a difendere con 60 metri dietro di campo, no? Quindi, ma questo sarà un impegno probante, sarà un impegno per noi, al di là del risultato, ripeto, voglio vedere i principi su cui abbiamo lavorato, se continuano ad essere assimilati nella maniera migliore, e se continuiamo questo processo di crescita che io vedo in allenamento. Ecco. Se devo essere sincero, oggi comunque ho comunque provato un pizzico di nostalgia nel momento in cui sono uscito da Coverciano, ho lasciato la mia stanza, la stanza in cui ho vissuto per 2 anni, Coverciano la casa in cui sono praticamente, ho fatto gli onori di casa in questi 2 anni, e sicuramente c'è stato un pensiero abbastanza intenso, ecco, da questo punto di vista. Poi io sono una persona che comunque si affeziona alle situazioni, anche se cambio, una parte di me, ecco, rimane sempre nel posto dove sono stato. E spostiamoci a parlare di Fiorentina, perché oggi è stato presentato il nuovo direttore sportivo Corvino, per lui un ritorno, ma sarà un ritorno che riguarderà anche un ex giocatore dell'Udinese, Martin Jorgensen, pronto ad entrare nello staff dei Viola. Quindi una figura che insieme al dottor Cognini abbiamo contattato per proporgli un ruolo al full, chiamiamolo full, un ruolo all'esterno, ma che può essere a livello tecnico, che mi può supportare a me, ma che può anche supportare la proprietà, la società, la Fiorentina, nelle sedi competenti. E quindi questo abbiamo chiamato Martin Jorgensen per prendere insieme a qualcun altro, anche per essere supportato a me per quanto riguarda la tecnica, per tutta la zona scandinava, per quanto riguarda lo scouting di tutta quell'area, perché sarà anche mio compito andare nelle varie aree geografiche e mettere dei capi, poi se sono di fiorentinità meglio ancora. E avere anche Martin in sede rappresentativa nelle sedi competenti. Quindi credo che questo sono delle anticipazioni che vi posso dare. Altre cose stiamo cercando, però dateci il tempo, e dovete anche tenere conto che noi siamo in grado di capire se qualcosa si può fare perché è raggiungibile o qualcosa che non si può fare perché non è raggiungibile. E chiudiamo con una serie di notizie che riguardano il mercato. La prima vede Maurizio Domizzi come diretto interessato. Dopo 8 anni di Udinese è pronto ad una nuova avventura. Sembra tutto fatto per il Venezia, società di Lega Pro appena promossa tra i professionisti. Praticamente chiuso per Pippo Inzaghi come allenatore e adesso sogna in grande con Maurizio Domizzi. La società del presidente Tacopina sembra avere i fondi necessari per poter puntare a qualcosa di più di una Lega Pro e dunque sembra anche pronta a chiudere con Maurizio Domizzi. L'abbiamo anche ascoltato oggi al telefono in via del tutto informale, ci ha confermato che la trattativa effettivamente è in piedi, ma bisognerà attendere alcuni tempi tecnici prima di ufficializzarla. Comunque sembra praticamente fatta per il passaggio di Domizzi al Venezia. Parlando ancora di cambi importanti che riguardano le società, l'Inter è ufficialmente cinese, è avvenuto questa mattina il passaggio di consegne, il Suning si prende il 68,55% della proprietà acquisendo anche le quote di Massimo Moratti, che dunque lascia ufficialmente la società nerazzurra dopo 21 anni. Parliamo di Juventus perché è ufficiale il rinnovo di contratto per Patrice Evra, il giocatore francese che sarà protagonista al prossimo europeo, ha firmato fino al 2017 con un'opzione per un'altra stagione, dunque prosegue l'avventura in bianconero del terzino francese. Il Cagliari invece ufficializza Bruno Alves, anche lui sarà protagonista ai prossimi europei, difensore del Portogallo di 34 anni, ha firmato un contratto fino al 2018. Il centrale portoghese vanta più di 70 presenze in Champions ed è fra i leader del Portogallo che si appresta a giocare gli europei in Francia. Infine, ultima news con Mascherano che si allontana dalla Serie A, in particolare dalla Juventus, dicendo non rompo con il
Barcellona. Il club non ha alcuna intenzione di lasciarmi andare e io non forzerò, sono molto legato a loro. L'argentino mascherano, dunque, che sembrava effettivamente in procinto di passare alla Juventus, ha voluto stoppare qualsiasi voce su un suo allontanamento dal Barcellona, in questo momento impegnato in Coppa America con l'Argentina, ed è quindi molto probabile che resterà in Blaugrana. Poi ovviamente siamo ancora alle prime schermaglie di questo mercato, siamo appena al 6 giugno, il mercato difatti inizia ufficialmente il 1 luglio, ma come potete notare già alcune trattative stanno prendendo piede in maniera sempre più corposa. Chiudiamo con una news che è arrivata proprio negli ultimissimi minuti, con Franco Vázquez pronto a trasferirsi in Premier League. C'è il Tottenham su di lui, il Tottenham che ha chiuso al secondo posto alle spalle dell'Leicester il campionato inglese, sembra dunque pronto a voler acquistare il trequartista italo-argentino del Palermo, Franco Vázquez. Con questa notizia noi chiudiamo il nostro TG Sportivo, grazie per averci seguito e buona serata. Poca affluenza alle elezioni amministrative del 5 giugno, pesa l'unica giornata di voto, i grossi comuni al ballottaggio, a Trieste e Pordenone avanti la destra. Plebiscito per il sindaco di Palmanova, Martinez, che raccoglie il 65% dei voti, si cambia pagina per soli 13 voti, invece la tisana, i nomi dei nuovi sindaci. Al confine di Tarvisio compaiono i primi segni dei nuovi controlli previsti dal governo austriaco, salgono le barriere per incanalare i flussi. Dal bilancio dei carabinieri reso noto nel 202esimo anniversario della fondazione dell'arma, reati a Udine in calo, rintracciati 1024 clandestini. Buonasera, ben ritrovati. L'appuntamento serale con l'informazione di UD News in apertura, la pagina politica con i risultati delle elezioni amministrative di questa tornata elettorale. Si è votato solamente ieri, dalle 7 alle 23 di sera, è stata del 56,66% la percentuale complessiva dei votanti alla chiusura dei seggi alle ore 23 per le elezioni che hanno interessato 39 comuni del Friuli Venezia Giulia. Alle urne sono andati 206.411 votanti su 364.295 iscritti, lo ha reso noto il servizio elettorale della regione. Poi ci sono ovviamente i dati per comune, per provincia. Andiamo a vedere i risultati per quel che riguarda le percentuali delle varie province. Gorizia 67,27% di votanti, Pordenone 61,24% di votanti, Trieste bassissima 53,77% e Udine 57,9%. Per le comunali a Trieste ha votato solo il 53,45%, l'affluenza media in Italia è stata del 62,14% con un calo di 5 punti. Come dicevamo nei titoli, nei grandi comuni si va al ballottaggio, a Pordenone e a Trieste per la precisione. Definitivo nel pomeriggio il ballottaggio per il sindaco di Trieste tra Roberto Di Piazza e Roberto Cosolini. Secondo i dati definitivi dello scrutinio del primo turno, in 238 sezioni su 238 scrutinate. Secondo quanto riporta la regione, Di Piazza ha ottenuto 39.945 voti, 40,81%, e Cosolini 28.277 con il 29,22%. Al ballottaggio anche a Pordenone, con Alessandro Ciriani avanti con 11.381 voti, pari al 45,48%, e Giust invece lo segue con 8.317 voti, pari al 33,23%. Sentiamo allora le parole di Alessandro Ciriani. Soddisfatto per questo primo turno? Decisamente soddisfatto, le nostre previsioni erano quelle di arrivare al ballottaggio, così è stato, il distacco di 12 punti è un buon pacchetto di partenza per affrontare il secondo turno. Noi ci presenteremo forte il nostro programma e faremo un appello alla destra, alla sinistra, alla 5 Stelle, dicendo che noi rappresentiamo la discontinuità, quindi questa sarà la leva su cui fare forza per tentare di vincere il ballottaggio. Il messaggio che esce dalle elezioni di Pordenone assieme a quelle di Trieste per la politica regionale, secondo lei?
Ma credo che sia stato raccolto un nostro invito al cambiamento, ma anche ad un giudizio nei confronti dell'attenzione che la politica triestina, intesa come regione, ha avuto nei confronti del nostro territorio. Secondo noi è stata scarsamente attenzionata, cioè Pordenone è stata trascurata profondamente dalla politica regionale. E quindi questa è anche una pagella nei confronti della Serracchiana e Bolzonello, di cui dovremmo tener conto. Il loro ruolo non è politico, è istituzionale. La gente ha recepito questo nostro messaggio e crediamo che lo recepirà anche al secondo turno. E al ballottaggio del 19, quale è l'appello che rivolgerà agli elettori di Pordenone? Ma di conservare, di custodire, di alimentare questo desiderio di cambiamento. L'alternanza è sempre positiva, è giusta. Dopo 15 anni di un ciclo politico si deve metterne in campo un altro, motivato e posizionato sul nostro programma serio, concreto e realizzabile. Quindi noi ci rivolgiamo a tutti, alla destra, alla sinistra, 5 Stelle, senza distinzioni. Non ci sono differenze, non faremo apparentamenti. La squadra è già definita, la coalizione c'è, non occorre fare apparentamenti, altrimenti diventa un caravanserraglio. Quindi tutti possono votare con fiducia la candidatura del sottoscritto. A Palmanova invece confermato Francesco Martinez, appoggiato da varie liste oltre le mura, noi con Martinez ancora più domani, 2019 i voti pari al 64,96% delle schede valide. Vedo un servizio che però non è quello corretto, intanto magari vi parliamo di quello che è, di quelli che sono i risultati di Tarcento con sindaco Steccati, Mauro Steccati appoggiato dalla Lega Nord, Mare Tarcento, Tarcento Futuro e Forza Tarcento, è stato eletto il sindaco con 2450 voti pari al 51,32% delle schede valide. Invece Walter Tomada ha ottenuto 1.402 voti. Risultati in controtendenza anche alla Tisana con un cambio invece, mentre a Palmanova c'è stata la conferma di Francesco Martinez. Galizio è diventato sindaco per solo 13 voti, poi andremo magari nel dettaglio ad approfondire. Andiamo a vedere anche quello che è successo a Grado, cambiamo provincia, andiamo in provincia di Gorizia. Dario Raugna è stato eletto sindaco del comune di Grado con 1.271 voti pari al 25,96% dei voti validi e poi ci sono ovviamente tutti quelli che seguono, però sentiamo l'intervista di Francesca Santoro. Lei si aspettava questo testa a testa che ha caratterizzato la corsa elettorale qui a Grado? Ma sapevamo che con un numero così elevato di candidati sarebbe sicuramente stato un testa a testa, ma non ci aspettavamo proprio sul fil di cotone ed è stato molto snervante, un'attesa snervante che alla fine ci ha premiato. Siamo molto contenti e soddisfatti di questo risultato elettorale. Lei ha partecipato già alle precedenti elezioni per la carica di primo cittadino qui a Grado. Qual è stata la differenza rispetto all'altra volta? La volta scorsa ci presentavamo per la prima volta con una lista civica libera. Questa volta abbiamo cercato di organizzare una coalizione con delle persone estremamente omogenee, riconoscibili all'interno della società ed è andata bene perché la politica significa anche avere la capacità di unire delle forze che possono lavorare assieme. Grado sta vivendo un momento delicato, è stato commissariato, ci sono tanti argomenti da affrontare, tante problematiche. Su cosa intende concentrarsi? La situazione è molto complessa, Grado merita di fare un passo avanti su diversi settori, c'è la mobilità, c'è un problema relativamente alla nostra comunità che si va spegnendo, penso all'esigenza di creare abitazioni a basso costo per i residenti, per limitare l'emorragia verso altri comuni, penso alla spiaggia che ha perso posizioni di mercato per una località come la nostra, estremamente deleterio. Sono comunque tanti le periferie che sono in avanzato stato di degrado, sono tanti i punti che occorrerà affrontare su una lista di priorità che stileremo quanto prima. Allora andiamo alla Tisana dove c'è stato un avvicendamento, Salvatore Benigno, sindaco uscente, è stato sconfitto dallo sfidante, sentiamo allora i due candidati, uno vincente e uno perdente, vediamo. Siamo qui in piazza Garibaldi alla Tisana con Daniele Galizio che era il candidato sindaco per la coalizione di centro-sinistra e stando agli ultimi dati, ma il condizionale ancora d'obbligo, Galizio sarebbe in vantaggio di soli 13 voti sul sindaco uscente Salvatore Benigno, è vero? Confermo, innanzitutto non è una coalizione di liste civiche di centro-sinistra, ma una coalizione civica che al suo interno ha più anime, più ideologie.
Ovviamente siamo in attesa della conferma dei dati ufficiali. Se questi dovessero essere confermati, per me sarebbe un grandissimo onore rappresentare i cittadini Latisana. Come più volte ho detto, vorrò essere il cittadino di tutti, non solo di una parte. In questo momento l'emozione è fortissima. Un ringraziamento a tutte le forze, a tutte le persone che mi hanno appoggiato, un gruppo straordinario a cui va il mio riconoscimento. Di Salvatore Benigno, sindaco uscente di Latisana, i numeri che ci davano prima dei vostri avversari della lista della coalizione di Galizia segnavano 13 voti in più loro su di voi, i vostri cosa dicono? Ma la differenza al Cardiopalma è sempre 8-10 voti di differenza, che siano 8, 10 o 13, insomma, questo è il dato ormai forse stabilizzato. Vedremo un conteggio definitivo, comunque se questo sarà il risultato, il dato politico è quello che la spaccatura forse a livello di centrodestra con Fratelli d'Italia ha definito con la vittoria del centrosinistra, questo è il dato politico. Infatti ricordavamo prima si attesta circa sul 12% la lista di Fratelli d'Italia di Lanfranco Sette. Ma noi avevamo un messaggio molto chiaro, quello dell'unitarietà del centrodestra. E quello che succede anche in altre piazze a livello nazionale o a livello regionale fa capire che dove si va disuniti si perde. L'unitarietà penso che su Trieste e Pordenone, che sono altre due comuni importanti, possa premiare i candidati anche al ballottaggio. Come dicevamo, Palmanova ha confermato Francesco Martinez con quasi il 65% dei voti e poi vi diamo anche i nomi degli altri sindaci eletti in provincia di Udine. Manfredi Michelutto è il nuovo sindaco di Ronchis, Enrico Basaldella sindaco di Moimacco, Andrea Adri sindaco di Porpetto, Raffaella Paladin sindaco di Maiano, Daniele Di Gleria è il nuovo sindaco di Paularo, Roberto Fasan è il sindaco di Torviscosa, Franco Daltili è stato scelto a Palazzolo, il comune di Bagnariarsa invece ha eletto Cristiano Tiussi, Viscardis Eleonora Viscardis è il sindaco di Bertiolo, Andrea Bellavita è il nuovo sindaco di Aiello, a Resiut è stato scelto Francesco Nesic, mentre invece a Sauris Hermes Petris, a Dogna Simone Peruzzi, ragazzo molto molto giovane, ne parleremo anche in seguito. Poi Francesco Romanutta è il sindaco di Drenchia e il sindaco di Comeglians è Stefano De Antoni. Il comune di Torreano, Roberto Sabadini è il nuovo sindaco, Gianni Rizzatti è il nuovo primo cittadino di Villa Vicentina, Franco Lenarduzzi guiderà invece Ruda e a Nimis invece arriva il commissario, non è stato raggiunto il quorum di partecipazione, l'unico candidato era Walter Tosolini. Voltiamo pagina, i lavori sono cominciati di buon mattino all'ex dogana di Cocao questa mattina, si intensificheranno i controlli da parte del governo austriaco, vediamo come. Questa mattina le autorità austriache hanno dato avvio alle operazioni edili di costruzione del cosiddetto corridoio di controllo, dove saranno convogliati i veicoli in transito tra Italia e Austria attraverso il valico di Tarvisio, in ingresso dalla penisola, come già annunciato nei giorni scorsi. Il cantiere è stato aperto appena al di là del confine dell'Italia, in Austria, vicino al centro ministeriale Interforze di Tormagler, nel territorio austriaco, vicino appunto a Coccau. È stato allestito un capannone e sono stati posati blocchi di cemento che andranno a creare il corridoio che dovrà monitorare gli ingressi in Austria dei veicoli dall'Italia. Alle 9 gli operai avevano scaricato il materiale, alle 13 lo scheletro della prima tenda era già stato allestito. Si tratterà di un centro che, secondo le ipotesi, potrà ospitare circa 500 persone in caso di emergenza, un vero e proprio hotspot simile a quello di cui si parla poi da tempo nella parte italiana, Tarvisio, in località Coccau. Quest'ultimo, dopo un accordo con Autovie Venete, che ne detiene la proprietà e che non si vuole intendere come un CIE, sarà in grado di ospitare invece 50 tra uomini e donne. Ci prepariamo a gestire un'eventuale emergenza, hanno fatto sapere le autorità carinziane, che speriamo non ci sia. L'hotspot fino ad allora resterà inattivo. Tra le ipotesi anche la realizzazione di un muro fisico tra Italia e Austria, se sarà necessario, lungo 2 chilometri, che sarà costruito in territorio carinziano. Arrivato il bilancio dell'attività dell'ultimo anno dei Carabinieri in occasione del 202° anniversario di fondazione dell'Arma. Sentiamo. Delitti in calo in provincia di Udine e quanto emerge dal bilancio dell'attività svolta dai Carabinieri dal 1 maggio 2015 al 30 aprile 2016.
Rispetto all'analogo periodo precedente, la flessione dei reati è stata appunto del 5,6%. I dati sono stati resi noti a margine delle celebrazioni per il 202° anniversario di fondazione dell'Arma. In calo furti e rapine, rispettivamente dell'8,8% e del 20%. I reati legati agli stupefacenti sono calati del 32%, a fronte del sequestro da parte dei carabinieri di Udine di 21 kg di hashish, 2 di marijuana e 1.951 piante, 150 grammi di cocaina e 168 di eroina. Nei 12 mesi in questione sono stati svolti 34.126 servizi, identificate oltre 158.000 persone e controllati più di 121.000 veicoli. 1.139 sono state le ispezioni effettuate dai NAS, accertando 704 illeciti amministrativi con sanzioni per complessivi 490.000 euro. I controlli dei carabinieri hanno portato anche al ritraccio di 1.024 clandestini e all'arresto di 23 persone per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il quadro è completato dall'azione svolta dal Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nella provincia di Udine, così come in quella di Pordenone, sono stati svolti diversi controlli a carico di aziende commerciali gestite da cinesi, quali centri massaggi e ristoranti, che hanno portato alla sospensione di 9 attività imprenditoriali che impiegavano 17 lavoratori in nero. È di un morto e un ferito il primo bilancio del tamponamento fra mezzi pesanti, 3 avvenuto questo pomeriggio sulla 4 Venezia-Trieste, che ha costretto la chiusura temporanea del tratto tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione del capoluogo Veneto. 9 km di coda in direzione Venezia e 5 in direzione Trieste. Il deceduto è un camionista italiano, coinvolti appunto 3 tir, uno viaggiava senza carico, uno trasportava grano che si è riversato sulla carreggiata e il terzo era a carico di rifiuti provenienti da cantieri, piuttosto difficoltosa la rimozione dei detriti. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per i prossimi 2 giorni. Domani su pianure e costa, prevalenza di bel tempo, in genere poco nuvoloso, bora moderata. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio variabile, probabile qualche temporale. In seguito potrebbe interessare anche qualche zona di pianura. Vediamo le previsioni per l'8 giugno. Al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata variabilità, probabile qualche locale rovescio temporale, specie nelle zone più interne della pianura in zona montana. Sulla costa, venti deboli a regime di brezza. Noi vi ringraziamo per averci seguito, questa sera continueremo a darvi aggiornamenti per quel che riguarda le elezioni politiche in regione, restate con noi.